Quando pensi ad una persona dal cuore grande, è davvero troppo difficile poter accettare che quel cuore si sia fermato. Sicuri di non cadere nella retorica, oggi possiamo dirlo. Giuliano Mazzoni, scomparso improvvisamente ieri a Morbegno, mentre era intento a filmare con la propria telecamera le fasi del Trofeo Vanoni, era una persona buona, dall'animo gentile. Un fare che non tradiva la timidezza, estremamente altruista. Collaboratore di lunga data del CSI Morbegno, Giuliano era un amico nostro e di tutta la redazione di TSN. Ci eravamo incontrati neanche 5 giorni fa. C'era venuto a trovare. Con sé l'immancabile sacchetto con le brioche ancora calde. Le portava per tutti noi. Un pensiero così gentile che questo nostro amico ci dedicava ogni qualvolta passasse a farci visita. Avevamo parlato di telecamere, della sua passione per il videomaking e poi del nipotino di 9 anni a cui Giuliano aveva trasmesso fieramente questa passione e ancora del Trofeo Vanoni per il quale avrebbe realizzato delle immagini. Ci saremmo dovuti rincontrare oggi, ci avrebbe raccontato com'era andata questa giornata fatta di sport, di festa, insieme a tanti amici e atleti. A questo nostro appuntamento Giuliano non si è presentato, portato via in una maniera troppo brusca e che pur volendo non riusciamo proprio a spiegarci e ad accettare. Proprio come accaduto per Roberto Bogialli, scomparso tragicamente lo scorso anno e che di Giuliano era l'amico fraterno. Ciao Giuliano, ci mancherai tanto.